cosa chiedete all'amministrazione comunale, al sindaco? Allora, chiediamo che si attivi immediatamente, secondo le prescrizioni della Ragioneria Generale dello Stato, per trovare subito i risparmi di gestione e inoltrare subito la richiesta con un emendamento da inoltrare per la legge di stabilità, perché si possa fare chiarezza anche sulla posizione dei precari del Comune di Palermo a tempo determinato, perché queste persone, secondo le prescrizioni della Ragioneria Generale dello Stato e secondo il patto di stabilità e le norme sul personale, rischiano effettivamente di perdere il posto di lavoro, paradossalmente avendo i soldi, perché c'è una linea di finanziamento dello Stato con 55 milioni di euro l'anno che garantisce a questo personale la copertura economica, fermo restando che purtroppo riescono ora, assurdo, in maniera assurda, a scontare questo blocco da parte normativo e soprattutto questa nuova decisione della Ragioneria Generale dello Stato, che intima in maniera perentoria ai politici di assumersi le proprie responsabilità, perché già nel 2007 e già nel 2010 avevano chiesto di fare dei risparmi di gestione per procurare una parte dei soldi destinati al pagamento di questo personale dai risparmi delle spese correnti, e questo ancora non è stato fatto. Quante persone rischiano di perdere il posto di lavoro e quando è la data di scadenza, diciamo, del vostro contratto? E allora, sono 667 persone al Comune di Palermo, le date sono sparse per tutto il 2014 e sono circa da completare dal 20 di gennaio, poi febbraio, marzo, aprile e così via fino a dicembre. Sono step diversi perché hanno firmato i contratti a step, a gruppi, però sono tutte figure professionali che sono chiave per l'amministrazione, sia la Polizia Municipale che i tecnici, che la scuola, ci sono l'assistenza sociale, ci sono tutte figure, i funzionari amministrativi, figure chiave per l'amministrazione, a cui non si può rinunciare. L'amministrazione comunale è vicina ad i precari tutti, che sono stati, diciamo, delusi nelle loro aspettative dal provvedimento varato recentemente dal governo e dal Parlamento, ma la vicenda che riguarda i precari presso il Comune di Palermo è una vicenda particolare, perché si tratta di precari che sono in servizio a carico dello Stato con risorse finanziarie che non possono essere stabilizzati per il patto di stabilità. Ho presentato alle forze politiche e al governo una norma che consente al Comune di Palermo, senza aumentare i costi per lo Stato né per il Comune, che consenta di derogare a quel patto di stabilità, dando continuità non soltanto al rapporto di lavoro ma anche a servizi essenziali che sono curati da questi lavoratori. Noi insisteremo insieme con gli interessati, evidentemente i sindacati, perché il governo e il Parlamento, in sede di approvazione della legge di stabilità, preveda questa norma che costituisce un atto di giustizia a costo zero. Ma questo è il